Tre persone sono state denunciate dai carabinieri per la morte di un operaio di 65 anni di Foggia, deceduto al cimitero giovedì mentre si trovava per lavorare. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo stava effettuando dei lavori di recinzione delle nuove cappelle del cimitero comunale quando avrebbe toccato un cavo elettrico di un allaccio abusivo. L'uomo è morto all'istante. Tra l'altro, secondo le prime indiscrezioni da alcuni occupanti, è stata fornita questa versione dei fatti di un campo nomade. Sul posto anche i tecnici dell'Enel che hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta la zona. Mimmo Siena, Speciale News.